Ciao ragazzi, ciao ragazze, ribentornate al mio canale. Allora, questo trucco qui lo caricherò dopo questo video, perché è un mi preparo con voi, quindi vedrete tutti i prodotti che ho usato. In realtà è molto semplice, ve lo faccio vedere, proprio molto, è molto basic. In questo video vi faccio vedere gli ultimi acquisti che ho fatto, e alcuni sono per voi, perché il 5 dicembre di quest'anno il canale Mimi Makeup farà un anno di vita. Sì, lo so, ho pochi iscritti, ho pochi video, però volevo comunque, ci tenevo comunque a ringraziarvi, quelle poche persone che mi seguono. Appunto, vi volevo... come si dice? Oddio, non mi vengono le parole. Le volevo appunto ringraziare per il fatto che mi seguono, anche se i miei video fanno letteralmente schifo. Quindi le ringrazio, le mando un bacio, e poi vedrete in un video poi il giveaway, tutte le regole, eccetera. Allora, intanto sono andata da... aiuto. Dall'OVS, e... era arrivata la nuova collezione Camden Town di Essence, e ho voluto comprare delle cosine sia per me che per voi. Allora, la prima cosa che faccio vedere, ovviamente non farò vedere le cose che ho acquistato per voi, perché sennò non lo so, sembrerebbe poi strano, ecco. Allora, vi faccio vedere le cose che ho acquistato per me. Allora, appunto, della collezione per me ho preso il Tris di smalti. Questo è il 01 Naughty or Nice. Ok. E sono questi tre bellissimi colori, se ve li faccio vedere dal vivo. Allora, via, questo rosso fa molto Natale, questo rosso. È un rosso aranciato. Questi glitter, questo qua è un top coat con glitter dorati, e poi vi è un vinaccia. Mentre l'altro kit l'ho preso per voi. Poi ho preso per me la shimmer powder, che è questa qui. Io l'ho già aperta, questa è la mia, ragazzi, ed è praticamente così. Ha il piumino. Io l'ho già aperto, ho già fatto il danno, ed è praticamente così, vedete, già sporca, ed è piena di glitter, ed è qualcosa di fantastico. E poi, e niente, queste sono le cose di Essence che ho preso della nuova collezione. Io non ho preso le palettine perché sono già piena di palettine. Poi, per me, sempre alla Gardenia, ho acquistato delle cosine. Scusate, ma sono raffreddata. Io non capisco perché quando devo girare mi vengono tutti gli starnuti del mondo. Porca paletta. Allora, vi stavo dicendo, io invece ho preso il kit... cos'era? Il... sì, quello che c'è, il Vamp, il Cream Eyeshadow. Perché io di questi Cream Eyeshadow non ne ho nessuno, quindi ho deciso di fare questo acquisto qui. Questo è il colore. La colorazione non so quale possa essere, però un marrone... con i glitter argentati. Vediamo se riesco a pucciarvi il dito. Ok, questo è il colore. Ed è bello, bello, bello. Cioè, ragazzi, è un bellissimo colore. Allora, ho acquistato... ah, e il... appunto, il Vamp, perché... allora, io dietro... c'è una storia dietro questo Vamp, perché io non l'ho mai... mai acquistato, cioè non sono mai stata tipo attratta. E visto che c'era questa promozione, chiamiamola così, ho deciso appunto di acquistarla in combo. Poi c'era anche la pochettina, che può sempre essere utile, e niente. Poi ho acquistato il kit della L'Oreal, quello che c'è il fondotinta, la CC cream e la base. Ho preso appunto, solo che la pochettina l'ho buttata perché era qualcosa di orrenda, e vi faccio vedere i prodottini che vi erano all'interno. Allora, io ho preso la numero 150 perché il mio colore non c'era, ovviamente, e ho preso quello che era il non troppo chiaro, e questo è il numero 150. Mi trema la mano.
ed è praticamente quello che indosso. E poi c'era il Nude Magic CC Cream, che praticamente è la crema colorata che da viola diventa color carne, che è questa. Ok. E poi c'è la base siliconica che io non userò mai nella mia vita. È praticamente questa roba orrendiful. Orrendiful. Ok, vedete? E i prezzi di questo non me li ricordo perché. Vabbè, magari di queste cose metterò giù nell'info box i vari prezzi. E poi ho preso della Debalm, il mio primo prodotto Debalm, primo prodotto, ed è il Frat Boy, il blushino, che è di questo colore, ecco, fantastico, è proprio lui, che è quello che ho indosso, non si vede tantissimo perché la luce è quello che è, insomma, ed è appunto questo qui, è tipo un corallo, sì, si può chiamare corallo, aspettate che... Se trovo quello mio, ve lo metto. Vi faccio vedere quello della Ever. Allora, quello della Ever ha più pearlescenze, vedete? È più perlato. Invece questo è proprio quasi matte. Vedete? Non si riesce molto a notare, però questo qui è delle pearlescenze quasi dorate. E visto che quello mi sta per finire, ho deciso di acquistare questo. Giustamente. E questo è il blushino. Cioè, il packaging è qualcosa di meraviglioso. E poi ho acquistato il kit per le sopracciglia, cioè il gel per le sopracciglia di Collistar, che ne ho sentito parlare molto bene da Carmen, We For Us Makeup, sicuramente la conoscete. E anche grazie a lei ho preso il Frat Boy perché ho visto il suo video che lo acquistava e appunto ne rimaneva entusiasta. In combo davano una matitina bianchina, insomma, così. E questo è nella colorazione 3, la più scura. Io sono scura. Allora, in realtà questo qui sarebbe un gel per fissarle le sopracciglia, non le colora più di tanto. Però mi piace perché appunto non fa quell'effetto finto. E quindi poi è già il secondo giorno che lo sto testando e mi piace. Mi sta piacendo. Ovviamente prime impressioni queste, ragazze. Sì. Ultimo prodotto. Non è vero, penultimo prodotto è il Miss Pupa Velvet Matte numero 402 che fa molto Ruby Woo Russian Red. Aspettate, magari ve li metto in confronto. Ce l'ho qua. Questo è il Ruby Woo sì, il Russian Red di MAC. Io il Ruby Woo ovviamente non ce l'ho. Lo cerco da una vita ma non lo trovo. E questo ve lo metto. Questo è il Russian Red. E questo è il Allora, vedete, allora, questo qui, il Miss Manga, sì, Miss Manga, il Miss Pupa è leggermente più aranciato di questo qui, è un tono più freddo. E questo qui, ieri ho testato la, sì, ieri ho testato la durata e mi è durato quasi più di 7 ore. Io ci ho mangiato, bevuto, parlato e mi è rimasto lì praticamente fermo. Anche se devo dire che non è propriamente no transfer, perché un po' tipo nella cannuccia rimaneva un po', cioè è rimasto un po' di prodotto, però comunque le labbra mi sono rimaste belle colorate tutto il tempo. Ultimo prodotto che è sotto la videocamera, ok, ha preso gli scrigni della L'Oreal Zarina Heritage, e praticamente vi è il doppio smalto. Questo è nella colorazione 021 e il rinforzante. E poi mi hanno dato ben 4 campioncini e ho preso, cioè mi hanno dato l'Hydra Life di Dior e il One Essential, che è praticamente un siero sempre di Dior.
E in più mi hanno dato sempre di Dior lo star. Sì, insomma, il fondotinta. Me ne hanno dati due. E uno ve lo metterò insieme al pacchettino del giveaway. Che non parte oggi, Poi farò un video a parte per il giveaway. Perché probabilmente ci saranno anche altre cose. Quindi è un bel bottino. Ok, poi sono andata da MAC. Allora, da MAC in realtà non era previsto la fermata da MAC, perché non avevo appunto intenzione di acquistare un tubo, però sono rimasta, cioè sono passata quasi per caso e sono entrata alla Rinascente. E lì mi sono fermata dai rossetti. Sapevo che il Ruby Woo non c'era, quindi ho lasciato stare. Ho guardato un po' di rossetti nude, comunque del mio colore di labbra. E appunto, aspettate, ho preso, cioè il ragazzo mi ha consigliato di prendere questo colore qui, che è Captive, ed è quello che indosso. Ed è questo colore qui. Questo colore qui, vedete, praticamente il mio colore di labbra, praticamente. Perché dico praticamente 280 volte? In combo mi ha consigliato la matitina, la matita, il contorno per il contorno labbra, e questa è Soar, che ho anche su adesso, che ovviamente non si vedrà, ed è praticamente questa qui. Vi faccio un piccolo swatch. È questa qui. Allora, l'ho presa più che altro perché non avevo nessuna matita labbra di questo colore. Le ho tutte tipo rosse, le ho fucsia, pesca, le ho di tutti i colori, ma di questo colore no. E quindi appunto ho deciso di acquistarla. E poi allora io mi voglio giustificare di questo acquisto, di questo pennello, perché ne ho solamente uno di pennello da sfumatura, che è questo qui, quello di Neve Cosmetics. E ogni volta, magari con questo qua faccio sempre le sfumature con tipo i marroncini, nude, così, no? Però se tipo devo fare uno smokey nero, uno smokey verde, viola, giallo, rosso, blu, devo lavarlo alla bella e meglio questo pennello, e non vorrei che poi man mano che, perché io non sono una delicata, io sono molto una che strofina tanto, e non vorrei che mi si rovinasse. Quindi ho deciso di prendere un altro pennello sfumatura, questo qui, che non so come si chiami, aspettate, è il 224. Poi ho preso una cipria più coprente, e ho preso lo Studio Fix Power Plus Foundation nella colorazione NC40. Io volevo darmi l'NC42, che è praticamente lo stesso del correttore del Select Cover Up, però secondo l'altra commessa questo qui è perfetto per il mio colore di pelle. Io ho preso questo qui. Praticamente questo è il mio colore. Adesso mi vedrete tipo molto molto rossa, tipo qua rossa, perché ho il viso infiammatissimo. Però di solito il colore è questo, anche nei fondotinta è questo il colore. Ok, l'ultimo prodotto che ho preso, e questo vabbè, è il Fix Plus, sempre di MAC. Che è questo qui. All'inizio non ero intenzionata a comprarlo, però mi sono lasciata tentare. Ebbene sì, mi sono lasciata tentare. E niente, questi erano i miei acquisti da MAC. Da Sephora, era lì da Sephora, sono entrata. Ho visto i set natalizi, quelli di Pupa per la Nail Art, e ne ho messi dentro al carrello due, perché uno lo dovevo regalare a mia cugina. Infatti uno l'ho preso, ma non ve lo faccio vedere qui perché sennò poi lo vede, poi non. E
Arrivata allo stand di degli stand vicino a quelli di Urban Decay, ho chiesto alla commessa se cacchio di palettine nuove di Urban Decay erano arrivate. E fa, sì, sono arrivate, mi dice che ho detto no, adesso devo posare, perché avevo dentro già delle cosine. E ho preso Naked 2 e la Vice 3. Le ho prese entrambi. Perché io già la Vice 1 e 2 me le sono perse e me ne sono pentita di non averle prese. Ho detto questa la prendi la Vice 3. La Naked Basic 1 non ce l'ho e non ho intenzione di acquistarla perché i colori, i primi tre secondo me non si vedranno. Non si vedono secondo me sui me. I primi tre della Naked Basic 2. 1, scusate. Ok, vi faccio vedere appunto la Naked Basic 2. La Naked Basic 2 è questa qui. Un packaging favolante, non si dice mai così, è favoloso questo packaging. Io appena l'ho vista, cioè, avevo già visto molte review americane di questa palettina e l'ho voluta prendere, principalmente per il fatto che ha tutti i colori che uso e la maggior parte sono matte. Io adoro gli ombretti matte, scusate, ho già usato Stark e Cover per questo trucco. Ho già usato Stark e Cover per questo trucco qui, che è molto semplice e fast. Sì, sono contenta di averla presa. L'altra palettina è la Vice 3, con questo packaging fantastico. Comunque, farò una review apposita con tutti gli swatch in un altro video quando il tempo sarà migliore, perché non si vedranno sicuramente. Praticamente è così. Adesso ve la faccio vedere proprio giusto per dirvi che ho comprato la Vice. No, non cadere, ti prego. Cioè, no, ok. Sì, vabbè. E questi sono i colori. Comunque farò review e applicazione dei prodotti in un video a parte con tutti gli swatch. Idem, come sempre per la Urban Decay, per la Naked Basic 2. E poi ho preso altre due cosine. Il Push Up Liner, che la ragazza, la commessa, me l'ha fatto vedere, ha detto sì, ma io non ho la mano ferma, non riuscirò mai a fare una riga decente. E lì in negozio la ragazza mi ha detto, beh dai, prova a fare una riga di liner, no? Allora, visto che non avevo avevo le liner, ma era messo malissimo, mi sono struccata e la ragazza mi ha fatto provare anche altri due prodottini. Ed appunto mi ha fatto mi ha detto prova a metterti il liner e l'ho messo e sono rimasta sbalordita anche oggi. Vabbè, ho fatto questo trucco molto semplice con le liner e mi piace, cioè da primo acchito mi piace. Molte l'hanno appunto bocciato perché non si può fare una riga, cioè, non, cioè ho letto molte review negative, ma io per ora mi trovo abbastanza bene. L'ultimo acquisto da Sephora è stato un smaltino di OPI. Cioè nella mia vita non ho mai acquistato un smaltino dell'OPI perché non ero abbastanza attratta. Poi ieri, che l'ho presa bene, quando sono presa bene io provo le cose, faccio con calma. Poi sono rimasta da Sephora quasi un'ora, perché poi c'era l'incontro con le ragazze di YouTube. E ho preso questo qui, che è un nude. Comunque vi farò anche per questo applicazione e review. E ha dei colori l'OPI fantastici, cioè veramente. E questo qua, se trovo il numero ve lo dico. Vi faccio vedere il così, no, il talloncino, come si chiama?
Ok, spero che siete riuscite a leggerlo. E poi l'ultima tappa, cioè che è stata la prima in realtà, perché sono scesa a Cordusio, poi a Cordusio sono andata da Kiko di Cordusio per non andare da Kiko dopo, quello dopo Sephora, che è di Milano, comunque li conosce. Ho acquistato un double touch che sono a 5 euro adesso. Questo è il numero 101 ed è questo colore, è un nude. Cioè, sono andata proprio per il nude stavolta. Ed è questo qui. Adesso vi faccio vedere uno swatch. Questo è il colore ed è un nude nude. E questo è il colore 101. Io i double touch li adoro. Ne ho uno che è il 112 che adoro alla follia. E quindi ho deciso di acquistarne un altro. Ultimo acquisto, proprio ultimo acquisto che ho fatto da Kiko è stato il kit dei pennelli. Allora, sono consapevole che effettivamente la Kiko abbia alzato molto i prezzi, però i prodotti sono migliorati tantissimo, anche la scelta dei prodotti. Quindi ho deciso di comunque acquistarlo. È bellissimo. Allora, praticamente la sua pochettina, tutte con le borchettine, fa molto, cioè è molto, ma è un fa, mi rispecchia abbastanza questo kit. E ha praticamente questi pennelli qua, che sono qualcosa di spettacolare. Anche di questo magari farò poi una review poi più approfondita, più precisa, però nel frattempo ve li faccio vedere, li tolgo dalla carta. Allora, abbiamo questo pennellone enorme, ma è morbidissimo. Che meraviglia! Oh. E sono in totale 6 pennelli, sono 3 da viso e 3 da occhi. Allora, questo qui è secondo me che sicuramente toglierò da qui e poi va bene, li userò poi per viaggio. Poi c'è questo qui che è più da terra o blush. Sono morbidissimi. Andate solo ad accarezzarli in negozio perché sono veramente belli belli. E poi c'è questo piatto per il fondotinta. E poi per gli occhi vi è questo qui che è da sì, può essere da seta sfumatura, però è troppo grande, lo userò sicuramente per fare tipo il contouring. E perché guardate la differenza tra questo e quello di neve. E questo è grosso, cioè per il mio occhio è grosso, molto molto grosso. Quindi fate voi. Poi vi è questo qui che è. Cioè, io questi qua, che sono belli compatti, li uso per andare a praticamente scurire l'angolo esterno dell'occhio quando voglio fare tipo un trucco un po' più particolare. E poi l'ultimo, quello da eyeliner barra, se riesco a toglierlo, eyeliner barra, sopracciglia, questo qui. Questo qua è molto ripida la ripida. È molto tagliato trasversalmente. Solo faccio vedere il confronto con un altro, se lo trovo. Ma neanche a morire. Vabbè. Tipo quello di Essence. Guardate la differenza tra quello di Essence e quello nuovo di Kiko. Ecco, vedete? E boh, sì, cioè. Sì, spese folli, lo so. Però veramente io compro di rado, molto di rado, li accumulo e poi faccio spese pazze qua. Allora, questo kit mi piace tantissimo. Adesso io lo metterò qua, sicuro. Eccolo, io so già dove mettermi le cose. Niente ragazze, io vi lascio, questo video durerà un'eternità, ma lo taglierò sicuramente a metà. Ho fatto anche rima. E niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie per l'ascolto.
Grazie, ciao!